Parliamoci chiaramente. Sappiamo benissimo qual è il dilemma che affligge noi amanti della Stratocaster. Vogliamo un sound più classico o qualcosa di più aggressivo e più tamarro? Se siete tormentati da questo dilemma, il video di oggi fa proprio per voi. Quindi mi raccomando, rimanete incollati. Ragazzi, si avvicina il 28 maggio. Uscirà finalmente il mio videocorso Blues Cotto e Magnato. E proprio il 28 maggio farò un'altra live per festeggiare l'evento. Quindi segnatevi subito la data. E a proposito del videocorso, sbrigatevi perché ci sta ancora lo sconto in preordine praticamente a metà prezzo. Andate subito nel link qui sotto. E sempre in descrizione troverete il link alla mailing list dove vi aggiornerò riguardo alla nuova piattaforma Guitar Therapy Club dove potrete diventare i miei sostenitori. Sostenitori Patreon, tranquilli, aggiornerò presto anche voi su come passare alla nuova piattaforma. Ovviamente avrete un regalino per il disturbo. Ma nel frattempo intanto mettete subito un like a questo video, condividetelo ed iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Tanto, se questo video non vi piacerà, farete sempre tempo a togliere l'iscrizione e ad augurarmi una tonnellata di strike per i copyright. Ma anche no! Ciao a tutti da Leonardo Vitacolonna, il vostro chitarra terapeuta di fiducia. Come avrete capito dall'apertura del video, oggi analizzeremo insieme due approcci chitarristici diversi. Lo faremo su un blues minore, arrangiato in modalità un pochino 80s, e lo farò con due chitarre diverse. Vi farò vedere anche un paio di esempi, presi dai due assoli in apertura, e potrete scaricare gratuitamente, iscrivendovi alla mailing list, i PDF con le tablature. Se volete invece i file per Guitar Pro e le mini video lezioni dedicate a questi due esempi, dovete diventare i miei sostenitori. Lo saprete sempre iscrivendovi alla mailing list. Ma tornando alle chitarre, ho utilizzato la mia Stratocaster American Standard e la mitica Frankie, la chitarra del maestro Eddie Van Halen. Con la prima ho suonato con un approccio più classico alla Gilmour, mentre con questo mostro ho suonato in modo più hard rock, proprio scopiazzando Sua Maestà Eddie Van Halen. Anche Gilmour e Sua Maestà. A proposito, scrivetemi subito nei commenti e così vi scannate pure un pochino chi preferite tra i due. Vi ho messo in difficoltà, eh? Bene, ora che vi siete scannati, cerchiamo di analizzare insieme le caratteristiche di queste due chitarre che mi hanno spinto a suonare scegliendo due approcci stilistici diversi. Iniziamo proprio con la mia Strato. Allora, la caratteristica principale della Stratocaster è la presenza dei tre single coil che danno la possibilità di avere una vasta scelta di suoni, perché ho la possibilità di avere addirittura 5 sonorità: ponte, ponte centro, centro, centro manico e manico. I single coil hanno molta dinamica, quindi oltre a darmi la possibilità di ottenere diverse combinazioni di suoni, mi danno la possibilità appunto di suonare con molta dinamica. L'unico problema è che soprattutto il single coil al ponte in prima corda è veramente un polmone. Il suono è proprio piccolino così, ma non è quello che cerco quando ho in mano una Stratocaster. In questo caso, per registrare il solo di apertura, ho utilizzato il pickup al manico. Per un suono più gonfio e cicciottello. Volendo emulare Gilmour, ho aggiunto un'abbondante dose di delay, il compressore importantissimo, un pizzico di phaser e anche un pochettino di fuzz. Ok, oltre al suono ho cercato di scopiazzarlo anche per quanto riguarda lo stile. La base non si prestava molto per suonare alla Gilmour, ma neanche per suonare alla Van Halen, però ci ho provato. Ho cercato di fare dei bending curati il più possibile, anche utilizzando la leva. L'entrata l'ho proprio scopiazzata, avete capito da dove. Un'altra cosa che ho fatto alla Gilmour, che lui fa spessissimo, è il bending di un tono e mezzo in questo punto della pentatonica. Per quanto riguarda la leva, vi consiglio sempre, almeno con la Stratocaster, di farne un uso sobrio. Perché praticamente come ci soffi sopra su sto ponte la chitarra si scorda.
Comunque ci avrà mille difetti, è un sercio, un polmone, è lucida e quindi le mani si appiccicano quando suono, però mi dà veramente tante soddisfazioni, proprio per il motivo della dinamica di cui parlavo prima. Infatti mi piace suonare tantissimo anche con le dita, magari mettendo l'accoppiata centro ponte, in questo modo qua, ottenendo una timbrica che richiama un pochettino di più Mark Knopfler. Suonando appunto con le dita, magari anche abbassandomi un po' con il volume per gestire la quantità di gain che posso ottenere. Bene, ma prima di cambiare chitarra vi faccio vedere molto velocemente la frase che potete leggere nelle tabs. Oh, spero di averla rifatta uguale, sono un po' tutte uguali queste frasi in pentatonica. Bene, adesso passiamo alle tamarrate. Beh, è completamente un'altra cosa, a partire innanzitutto dall'accordatura, perché è accordata e così va fatto un semitono sotto. Quindi suonando in Si, devo andare un semitono più avanti. Una cosa che sto notando, sempre legata all'accordatura diversa, è che le corde sono di burro, quindi occhio ai bending, soprattutto se venite dall'altra chitarra, e viceversa, cioè qui si tende a tirare di più, nella strato si tende a tirare di meno, proprio perché è un sercio. Allora, vediamo ancora che cosa c'è di diverso. Il manico è satinato, io lo preferisco di gran lunga, perché come vi dicevo, con il manico lucido mi scorre poco la mano, qua sento proprio la mano scorrere di più. Poi ho i blocca corde, questa cosa mi consente di usare la leva in modo molto più vigoroso senza che la chitarra si scordi. E a proposito di leva, è proprio diverso tutto il sistema. E qui abbiamo il Floyd Rose, il ponte dedicato per suonare queste tamarrate con la leva, che insieme al blocca corde già citato mi consente appunto di suonare delle cose alla Van Halen. E a tutte queste caratteristiche coatte si aggiunge la più coatta di tutte, cioè la presenza dell'humbucker, che ha un output nettamente superiore al single coil della Stratocaster e mi permette quindi di ottenere delle distorsioni molto più aggressive. Da quello che sto dicendo potreste quindi pensare che mi trovi meglio con questa chitarra. Allora, non è propriamente così, perché a me non piace la chitarra suonata in modo troppo tamarro. Nella Stratocaster trovo proprio più spazio a dinamiche e colori che qui non ho. Qui non c'è dinamica con questo pick-up. Va usata per suonare queste cose, allora sì, stravince. Per quanto riguarda poi combinazione di suoni, che me combino? C'è un pick up solo, cioè ho un suono. A proposito di suono, ho ridotto l'ambiente togliendo tutto quel mare di reverbero che avevo nel suono di Gilmour e ho cambiato il delay. Ho messo soltanto una punta di slapback delay e poi ho aggiunto ovviamente l'immancabile phaser. Ma adesso vediamo un attimo velocemente la frase che puoi leggere nel PDF. Mamma mia che ricordi, avevo tipo 10 anni quando sentivo queste cose. Bene ragazzi, gli esempi ve li ho fatti vedere, le due chitarre le abbiamo sentite e fatemi sapere, sempre scannandovi tra di voi, quale chitarra vi è piaciuta di più e soprattutto quale approccio chitarristico vi piace di più. Quindi mi raccomando,
tappezzate i commenti, fatemi sapere anche se questo video vi è piaciuto e se volete altri video di questo tipo. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Per me la differenza sarà enorme. Mettete un like, condividete il video ed iscrivetevi alla mailing list qui sotto. Bene, adesso ho detto veramente tutto, però voglio lasciarvi con due note fatte alla me con la mia Strato. Al prossimo video, ciao!